dopo tantissimi anni, finalmente abbiamo la possibilità di riprendere questa devozione, grazie anche all'altra possibilità che abbiamo avuto, forte e importante, di ricostruire, di riparare, di restaurare la chiesa dedicata a Santa Lucia. E tutto è nato grazie a un sogno di un devoto di Santo Stefano di Briga che appunto desiderava così restaurare questa chiesa. Si è rivolto a me e mi ha illustrato un po' le sue intenzioni, quello che aveva intuito, quello che aveva capito da questo sogno. Ci siamo messi d'impegno e abbiamo iniziato questo grande ma interessante percorso di restauro della chiesa di Santa Lucia. È iniziato tutto così in maniera veloce ma anche importante, perché all'inizio non avevamo capito che questa chiesa invece era molto più antica di quello che sembra. Abbiamo ritrovato degli affreschi a muro, abbiamo ritrovato appunto delle situazioni architettoniche che non sono del 1700 ma sicuramente molto molto anteriori, siamo intorno all'anno 1000. E poi piano piano, ecco, con l'impegno di questa famiglia cremente e l'impegno anche di tutti coloro che hanno collaborato, finalmente abbiamo potuto riaprire questa chiesa che è stata inaugurata, è stata riconsacrata dal nostro arcivescovo Monsignor Giovanni Accolla lo scorso 11 dicembre. Ritornare a vivere insieme la festa di Santa Lucia è stato per tutto il paese di Santo Stefano di Briga una grande gioia, per tanti motivi. Innanzitutto aver restituito questo luogo, questa chiesa di Santa Lucia all'intera comunità, dopo tanti lavori, dopo tanto impegno e tanti sacrifici sia economici ma anche fisici. E poi poter vivere la festa della Santa con il fuoco, con il pranzo dei vicineddi, tante realtà che hanno toccato soprattutto i più piccoli ma anche i più grandi. E infine il giorno della festa, la processione con la Santa Lucia che ha percorso nuovamente le strade del nostro villaggio.